Allora, riguardo il documento che ha espresso i colleghi della maggioranza, siamo avanti in un nuovo accordo, diciamo, sulle varie competenze della valutazione delle competenze che è legata a un organo differente da quello che fosse il Consiglio Comunale. Comunque sia, in un modo o nell'altro, penso che nell'Aula debba essere affrontato la vicenda della verifica che ha fatto il MEF nel 2014 e che porta con delle varie volte risposte ad una messa in mora di parecchi dirigenti funzionari del comune di Frascati per aver percepito questi beni di produzione che non andavano percepiti. Quindi io invito tutti i colleghi della maggioranza, se ancora non l'hanno fatto, a dare un'occhiata a questa relazione che ha fatto proprio il Ministero dell'Economia e Finanze, dalla quale è scaturita una messa in mora sull'indicazione del commissario Stratti che è attuata dall'ex segretario Paroni nei confronti di vari dirigenti del Comune di Frascati e diversi funzionari del Comune di Frascati, proprio per quel punto di non avere il diritto ad aver percepito questi premi di produzione. Questa mozione portava proprio alla discussione di questa valutazione che ha fatto il Ministero dell'Economia e Finanze. Dopo della valutazione che è arrivata con l'ultima risposta a maggio del 2017, quindi prima dopo dell'insediamento della nuova amministrazione, penso che nei mesi prossimi ci sarà una risposta da parte della Corte dei Conti per eventuali rispettive responsabilità in quanto a questi soldi presi e eventualmente si concluderà in qualche modo. Grazie. Per questo penso che era un argomento già utile da venire chiarito, diciamo, il Consiglio Comunale. Comunque la vicenda del MEF può essere anche sottoposta nella commissione di bilancio oppure eventualmente in una prossima seduta del Consiglio Comunale possiamo continuare anche insieme la mozione, non è un problema, però è una vicenda che riguarda l'intera amministrazione e secondo il mio parere deve essere messa a conoscenza, perché non è, diciamo, un documento un documento che dice nomi, cognomi, attivo, proverei anche eventualmente una seduta a porte la facevo anche negli anni passati, facciamo soltanto tra consiglieri e sindaco e gli assessori, facciamo una seduta a porte chiuse e diamo poi tutti questi documenti perché tutti gli amministratori che oggi siedono con la nuova amministrazione deve sapere di questa relazione fatta dal MEF, che secondo me è un documento importantissimo che devono sapere tutti i consiglieri comunali e tutta l'amministrazione. Ecco che ogni volta che faccio delle raccomandazioni verso i nuovi consiglieri di esercitare un controllo assiduo dopo l'indirizzo, fare un buon indirizzo ma anche un buon controllo sui vari uffici. Questo forse risponderebbe sensato ad evitare eventualmente nelle future verifiche che farà il Ministero dell'Economia e Finanze come a Calessa succede cioè dell'amministrazione verso le problematiche che dovrebbero, diciamo, interrompere la ministra. Grazie a te, signor Brendera, ma è chiaro, come diceva lei, il punto di valutazione è comunque indipendente, non è indipendente, quindi va molto proprio, noi potremo come Consiglio Comunale, come Consiglio Comunale, potremo controllare il operato dell'ultimo punto di valutazione, naturalmente non si fa in aula, cioè la mozione delibera o qualcosa, la mozione del collega credo che delibera di spostare dei soldi da una parte a un'altra. Quindi destinare il divertimento politico, quindi c'è un deliberato che si vota per dar seguito a questo, è quella l'inammissibilità, credo, che sta scritta.
sta discutendo in commissione, si può fare tranquillamente, si porta in commissione, si va all'operato del gruppo di valutazione e si discute lì, ma una mozione di deliberazione l'avevo visto perché anch'io l'ho portata, perché poi mi metto sempre la modalità dell'aula e cerco di dare anche spazio a tutti, quindi non si parla lo stesso. Era questo soltanto, quindi in commissione si può portare tranquillamente e si va all'operato, sia perché avete perso.